Ciao, benvenuti a questo nuovo video. Quest'oggi parliamo di Thailandia e di criptovalute, ma ne parliamo subito dopo la sigla. È stata una settimana incredibile per quanto riguarda le criptovalute. Insomma, la principale criptovaluta, il Bitcoin, in settimana ha raggiunto un valore record di 40.000 euro. Consideriamo che a marzo 2020 il Bitcoin valeva 4.800 euro, quindi in meno di un anno il valore si è quasi moltiplicato per 10, e questo sicuramente ha incrementato quello che è l'interesse di tutti, investitori, speculatori e non, sulle criptovalute. Inoltre, in settimana diversi tweet di Elon Musk, CEO di Tesla, hanno portato gli ordini, insomma, ha portato molto interesse su un'altra criptovaluta che si chiama Dogecoin, che è stata protagonista di un vero e proprio rally. Notizia di oggi è una dichiarazione del ministro delle finanze thailandese, il quale si dichiara profondamente preoccupato per quello che sta succedendo in Thailandia con le criptovalute, ovvero vi è una vera e propria corsa, all'acquisto di criptovalute e quindi di operazioni di trading che per propria natura sono estremamente rischiose. Ricordiamo, insomma, senza entrare nel dettaglio, che la criptovaluta è di fatto uno strumento che consente pagamenti digitali sfruttando alcune tipologie di tecnologie, tra cui la blockchain. Ora, senza entrare nel dettaglio, parliamo quindi di uno strumento estremamente volatile e che il cui andamento non è agganciato a fondamentali economici. Quindi non parliamo del fatto che è come ad esempio il prezzo di un'azione di un'azienda, la quale facendo più utili di fatto determina un aumento del valore dell'azienda e quindi il prezzo sale. In questo caso la criptovaluta esula un po' da questi concetti e di conseguenza si propone come un asset di investimento volatile, estremamente rischioso e potenzialmente può portare a guadagni incredibili. Ripeto, il caso Bitcoin è lì per essere osservato. E la notizia appunto è che addirittura vengono riportate le cifre delle masse di denaro investite in Thailandia nelle criptovalute. C'è questa fotografia che dice che a dicembre 2020 in criptovalute in Thailandia erano investiti circa 19 milioni di baht, mentre addirittura a gennaio siamo arrivati a 65 milioni di baht investiti in criptovalute. Questo vuol dire che la quota di investimenti in criptovaluta si è moltiplicata per 4, e appunto il ministro della finanza thailandese sostiene che, essendo un asset estremamente rischioso, la possibilità che questa sia una gigantesca bolla può veramente avere effetti catastrofici sul paese, perché tale massa di denaro vorrebbe dire che chi ci ha investito va a perdere questa enorme somma di denaro. E questo ci fa riflettere come in questo momento, in un'economia, diciamo, nel quale diciamo, siamo in pandemia, siamo in una situazione economica complicata, eppure il mercato azionario, eppure le criptovalute continuano a salire e a raggiungere nuovi record. Sicuramente questo manifesta ancora una volta l'anomalia che stiamo affrontando. Per quanto riguarda la Thailandia, inoltre aggiungiamo che al momento in Thailandia è già possibile in diversi posti fare pagamenti con criptovalute, quindi è possibile andare al ristorante e molti posti già accettano pagamenti in criptovalute, quindi questo va di fatto ad aumentare quello che è l'interesse sulle criptovalute. E inoltre, notizia sempre freschissima, anche la banca centrale thailandese sta lavorando su un progetto digitale di pagamento, infatti sta costruendo quella che può essere una unità di pagamento digitale, una sorta di Bitcoin thailandese da utilizzare nel paese, affiancandolo al Thai Baht. Quindi, in generale, la Thailandia è un paese che, essendo molto avanti nella digitalizzazione, la Thailandia è molto avanti sui pagamenti digitali, molto avanti sul concetto di intelligenza artificiale, molto avanti sul discorso del 5G, e quindi sta portando avanti anche questo progetto di blockchain e criptovaluta. Quindi vedremo un po' quello che sta succedendo. È chiaro che il valore del Bitcoin non potrà andare avanti così per molto tempo, continuare a crescere all'infinito, però sicuramente l'interesse è molto molto forte. Fatemi sapere nei commenti se anche voi state investendo in criptovalute o se vi state informando, se volete in qualche modo cominciare ad accumulare nei vostri portafogli, nei vostri anzi digital wallet,
delle criptovalute, lasciatemelo nei commenti. Come sempre, se il video vi è piaciuto, i contenuti vi interessano, vi chiedo di lasciarmi un like al video e iscrivervi al canale per supportarlo. Come sempre, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie.